Buongiorno, avevo intenzione oggi di fare un tutorial su come fare un video di prodotto. Quindi ci vediamo dopo la sigla. Fatto in casa di un prodotto utilizzando un budget progressivo, quindi si partirà dall'utilizzo di un telefono, tutti quanti hanno un telefono, e verrà utilizzato uno straccio per fare un movimento di slide che dopo farò vedere. Successivamente verrà utilizzata una macchina fotografica, che può essere una macchina fotografica qualsiasi, in questo caso sia una Sony A7 III, quindi non proprio una cosa cheap o comunque economica, e poi si aggiungerà uno stabilizzatore, quindi questa è una soluzione meno a buon mercato, ma verrà utilizzata per fare dei movimenti controllati. Vedremo quindi il risultato. In questo periodo in cui non abbiamo niente da fare in casa, ho pensato di fare un tutorial di questo genere. Vediamo se vi piace. Ok, perfetto. In primo caso utilizzeremo un cellulare. Io per esempio ho l'Honor 10, può essere qualsiasi tipo di cellulare. Modalità video, e impostiamola su Pro e andremo a modificare l'esposizione in modo di avere un'esposizione fissa. Poi faccio vedere lo schermo. E AF, cioè la messa a fuoco singola, questo significa che la messa a fuoco non cambierà nel tempo. Quindi mettiamo a fuoco Sony, per esempio, clicchiamo Sony, perché queste qua sono delle cuffie della Sony, comunque non è sponsorizzato il video. E white balance, quindi il bilanciamento del bianco, deve essere fisso, lo decidete voi, perché se automatico cambierà il bilanciamento del bianco nel tempo. Quindi prendiamo anche un panno, questo ci servirà per appoggiare sopra il cellulare e fare un movimento di slide, quindi uno spostamento laterale. Mettiamo a fuoco, ricordiamoci di mettere a fuoco il prodotto Sony, lo posizioniamo, partiamo da un lato, teniamo il cellulare, facciamo partire la ripresa e spostiamo. Lo facciamo varie volte per provare, finché non siamo soddisfatti. Io in questo caso ho messo risoluzione 4K, ma per essere sicuri possiamo anche fare una prova a 1080 a 60 fps, così dopo in post produzione abbiamo la possibilità di fare una ripresa anche in slow motion. Stessa cosa, si mette a fuoco, cosa vogliamo che sia a fuoco? Sony, io adesso ho la luce sopra, ma può essere messa di fianco, quello lì decidete voi. Metto fuoco. Provo una con la luce di fianco, così. Sony deve essere ben visibile, ovviamente. Parto. Ok, una prova è fatta. Esperimento numero 2. L'esempio numero 2 ovviamente è fatto nello stesso modo, ma questa volta cerchiamo di portare il cellulare, qualsiasi cosa abbiamo, più vicino al prodotto, quindi zoomare. Facciamo con la stessa tecnica, mettiamo fuoco prima, partiamo, teniamo il cellulare, si riesce, e lo portiamo verso il prodotto. Proviamo varie volte. È importante farlo varie volte in modo da avere varie riprese.
caso di ripresa per un prodotto sarà fatto con un budget un po' più alto, dipende questo dalla vostra macchina fotografica, quindi dovrete utilizzare una macchina fotografica in modalità video. In questo caso verrà utilizzata una Sony A7 III con un 28-75 Tamron, quindi non proprio la più economica di tutte, però ognuno può utilizzare la propria macchina fotografica. L'importante è che venga messo come modalità di messa a fuoco, potete decidere voi, ma come al solito io consiglio a fuoco singolo, cioè io visualizzo cosa voglio che sia a fuoco, quindi Sony o comunque il prodotto che sto recensendo o quello che la prova in cui sto facendo, voglio che sia a fuoco precisamente la scritta Sony, quindi andrò a mettere a fuoco quello. Le impostazioni della macchina fotografica adesso sono a un cinquantesimo e in quanto sto girando a 24 fps f4, ma potrebbe essere anche un f8. Qua dipende che cosa volete fare, cioè a seconda di che cosa volete mettere a fuoco, che sia tutto quanto a fuoco, tutto quanto meno a fuoco, utilizzerete un F o più grande o più piccolo. Io mi viene da dire che essendo qualcosa che deve mostrare il prodotto, più cose possibili devono essere a fuoco, quindi utilizzerei un F più tra il 4 e l'8, però dipende sempre dall'effetto che ognuno vuole fare. Come al solito utilizzeremo un panno per una superficie, qui c'è un panno per avere una superficie di scivolamento, in questo caso su un diario, per mettere sopra questo mount che poi mi servirà successivamente, non dover smontare tutto. E come prima farò un movimento di questo genere, quindi metto a fuoco, avete sentito, parto, faccio partire la registrazione, cerco di stare abbastanza stabile. L'importante è bloccare il fuoco, che non cambi durante la ripresa, secondo me. E poi ci muoveremo da sinistra verso destra o viceversa. Secondo caso, appunto, come abbiamo fatto prima, fare un caso in cui vi muovete per avvicinarvi. Quindi anche in questo caso, quindi partite, utilizzate la stessa tecnica, partite da un punto e poi vi muovete con tutto il corpo se riuscite in avanti, sempre molto lentamente. Ok. Potete anche fare dei dettagli a mano libera, come abbiamo fatto prima. Magari se volete mettere in esalto qualcosa, utilizzate la luce in un certo modo. Quindi faccio così per far vedere. Voglio mettere un dettaglio fuoco e faccio così. Ci punto ovviamente davanti la luce. Cerco di stare fermo oppure di muovermi come prima, però sempre cercando di tenere la macchina fotografica ferma. Faccio così, muovo, voglio far vedere un altro dettaglio, ci punto la luce. E comunque un po' di mosso ogni tanto nei video ci sta anche bene. Non esagerato, ovviamente, però ci sta bene. La muovo. Si fa restare in piedi a una gara.
Ok, adesso non vi spaventate, questo qua è uno stabilizzatore, è spento, però voi utilizzate un treppiede e la mia idea è quella di, con un treppiede piccolino, metterlo su una sedia e portare la sedia avanti e indietro per fare un movimento differente, oppure portarla a destra e a sinistra. Quindi questa qua è ancora una soluzione relativamente low budget, quindi utilizzate le rotelle della sedia per compiere questo movimento. Vedete a fuoco. Quindi vi spostate a destra e a sinistra. Ok. Perfetto. L'ultima modalità è quella di utilizzare il gimbal, quindi lo stabilizzatore è uno strumento che permette di stabilizzare il movimento della macchina fotografica, e questa volta lo utilizzeremo nella modalità lock, dove col joystick è possibile spostare l'asse con una velocità più o meno elevata. Quindi voglio far fare dei movimenti controllati per avere uno shot il più possibile stabile con un movimento lento senza dover fare uno slow motion. Quindi metto la luce, per esempio mi piace qua la luce. Ok, posiziono la luce dove mi interessa. A questo punto farò gli stessi movimenti di prima, quindi per esempio da sinistra a destra. Vedete che è molto controllato il movimento. Oppure dal basso verso l'alto. Quindi parto da qui, faccio così. Posso fare dei dettagli, come al solito, con dei movimenti misti.